Buongiorno per quelli presenti, fra mh, 5 minuti inizieremo eh, il webinar di oggi. Volevo intanto chiedermi se potete lasciarmi un feedback sul fatto che possiate sentirmi e vedere eh, la schermata che sto proiettando. Avete nella sessione di... Perfetto, qualcuno sta già rispondendo, qualcuno sta alzando la mano. Comunque, nella sezione dove potete fare le domande avete la possibilità di alzare la mano. Perfetto, grazie Claudio, grazie mille. Ci vediamo fra poco. Un paio di minuti ancora per consentire agli ultimi di entrare, poi partiamo. Ok, buongiorno a tutti di nuovo, direi che possiamo partire. Mi presento, sono Pierpaolo Salani e sarò il relatore di questa sessione di webinar, eh, in cui eh, verranno trattati due argomenti molto caldi, eh, molto caldi. Uno in senso generale perché parleremo di Windows Virtual Desktop, ed è un argomento che è molto attuale e molto importante, su cui Microsoft sta spingendo tanto. Uno, molto caldo per centrocomputer perché diciamo che in questo, in quest'ambito, e parliamo di Simply Cloud, parleremo di eh, una soluzione dove Centro Computer eh, praticamente si è trovata come protagonista nello sviluppo della pacchettizzazione di una soluzione cloud eh, assieme, assieme a Microsoft. Quindi, in questa mattina, eh, in questa sessione che, avremo, che avrà durata di circa un'ora, parleremo di questa soluzione centro computer che si chiama SimpliCloud e dell'impianto dell di virtualizzazione del desktop eh, ospitato in Azure che si chiama Windows Virtual Desktop. Entrambe chiaramente hanno come piattaforma di erogazione la, eh, appunto la piattaforma di Microsoft, di Microsoft Azure. Come dicevo, la sessione avrà la durata di un'ora. Eh, se avete delle domande, fatele da subito eh, nell'apposito nell riquadro delle domande e risposte. Io sarò da solo a condurre questa sessione quindi non ho un aiuto in regia. Per cui eh, voi fate pure tutte le domande. Io alla fine della sessione, nell eh, nella slide delle QA, eh, cercherò di dare eh, risposta a tutte le domande che mi state facendo. Partiamo. Eh, ecco, sono due argomenti che effettivamente avrebbero bisogno di una sessione, eh, diciamo, eh, dedicata per ciascuno. Però è altrettanto vero che stiamo parlando di due argomenti che diciamo non, non siamo alla prima edizione di questo webinar. Quindi alcuni concetti dovrebbero già essere stati sviscerati. Quindi abbiamo pensato di concentrarli in un unico webinar con due eh, presentazioni separate. Partiamo con SimpliCloud. Diciamo, mi piace. Voglio, voglio spiegarvi un attimo da, da cosa è nata praticamente questa esigenza di SimpliCloud, Cloud, lo dice la parola stessa, cloud semplice. Eh, praticamente ci siamo trovati ragionando, così soffermandoci un pochettino sulle nostre cose, ci siamo trovati eh, che talvolta siamo talmente presi dalla nostra quotidianità, che non ci accorgiamo che effettivamente certe cose potrebbero essere svolte in un modo migliore, in maniera, in maniera più efficace. Il blocco forzato che ci ha visti i protagonisti nei mesi successivi, per alcuni di noi, in realtà ci ha visti, appunto nella parte dell'IT, ci ha visti ulteriormente impegnati perché appunto gli addetti IT si sono trovati a dover eh, affrontare tutte le esigenze di adeguamento dell'infrastruttura. Eh, per eh, supportare scenari di smart working, però altre aziende effettivamente si sono trovate in grosse difficoltà, e eh, ecco, diciamo che se possiamo trovare un lato positivo in tutto questo potrebbe essere proprio che hanno avuto a disposizione un po' di tempo per fermarsi, valutare quello che eh, stavano facendo e, come, eh, e come, poterlo fare, come poterlo fare nel modo migliore e quindi valutando soluzioni anche infrastrutturali che vedono coinvolto l'utilizzo del cloud, cercare di capire cos'è il cloud, cercare di capire cos'è Office 365, cos'è Azure, e vedere come eh, potrebbero rientrare nei costi, anche come agevolare le loro operazioni, utilizzando strumenti di questo tipo. Noi come centro computer, in tempi non sospetti rispetto al, al lockdown che ci ha, visti, che ci ha visti cioè, 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 cioè visto coinvolti, eh, alla fine del, dell'anno scorso, diciamo dopo, dopo l'estate, ci, ci siamo fermati e abbiamo, eh, con il coinvolgimento anche del nostro partner storico Microsoft, ci siamo fermati con i loro tecnici, ci siamo messi, ecco questa, in questa slide viene ritratta una delle aule che sono nella Microsoft House, ci siamo fermati messi a sedere, a sedere per un paio di giorni e abbiamo discusso con gli specialist ESO di Microsoft e... Eh, mettendo a disposizione la nostra esperienza pluriennale, già 35 anni di esperienza eh, dei clienti, ci siamo messi a sedere con Microsoft e abbiamo cercato di ehm, sviluppare una eh, soluzione eh, in ambito ESOR che ehm, potesse essere di facile fruizione da parte dell'utente finale, anche, ma anche eh, di facile eh, proposizione. Mettendo assieme che cosa? Attraverso la nostra esperienza mettendo assieme tutto ciò che da quando stiamo proponendo Azure ci viene chiesto dai nostri clienti, ma anche tutto ciò che oltre alla mera richiesta di macchine virtuali in ambito Azure, ci viene chiesto quindi al di fuori. Quindi abbiamo cercato anche chiaramente con il supporto degli specialist di Microsoft in ambito Azure. Abbiamo cercato di ehm, pacchettizzare una soluzione che comprendesse quello che è, è presente nel marketplace di Azure, con ehm, in aggiunta dei servizi che ehm, ci, vengono, ci, ci venivano chiesti eh, sempre, molto spesso e volentieri. Da qua che cosa è uscito? È praticamente uscito questa, questa idea di ehm, Simply Cloud, che è praticamente una pacchettizzazione di soluzioni Azure. Eh, che come dicevo prima semplificano molto diciamo, eh, l'utilizzo e danno dei grossi vantaggi anche eh, da un punto di vista eh, di gestione eh, per, per il cliente finale. Perché semplificano di parecchio? Perché questa qua è una slide un po' provocatoria, nel senso questo vi fa vedere praticamente quello che è presente nel eh, marketplace di Azure. Azure è un data center, lo sappiamo, sono, è un data center eh, Microsoft eh, in cloud, geograficamente distribuito, che eroga vari servizi, tra cui i più noti sono chiaramente le macchine virtuali. Mm, poi però ci sono un'infinità di servizi che qua vediamo un pochettino raggruppati, ma ne vediamo solamente una parte, in realtà ne vengono prodotti... Mm, un'esagerazione in tempi, in tempi eh, veramente brevi c'è uno staff Microsoft di migliaia di persone che sviluppano tutti i giorni dei nuovi servizi che poi dopo vengono distribuiti attraverso il marketplace di Azure. Il marketplace di Azure è praticamente, eh, facciamo conto che sia l'app store delle piattaforme Android o Apple, concedetemi questo, questo paragone, eh, da cui poi posso andare a, ad accedere e caricare tutte le risorse che poi dopo andrò a, ad utilizzare. Questa slide, come dicevo, è provocatoria e l'ho messa proprio per far vedere che effettivamente, eh, in base anche alla nostra esperienza, eh, ci siamo trovati... Eh, a, in, in notevoli difficoltà talvolta, dover individuare eh, tutte le varie risorse da aggiungere alla soluzione. Quindi con SimpliCloud Cloud abbiamo cercato di concentrare in un unico pacchetto eh, tutta questa, una, una serie di, eh, di funzioni che poi andiamo a vedere. Mi piace mettere quest'ulteriore quest slide per fare ulteriore chiarezza. Si dà per scontato che Azure lo conoscono tutti, in realtà ci sono ancora diversi dubbi. Questa diciamo, è una slide che a me piace molto, che serve proprio per fare chiarezza. ESO quindi, abbiamo detto che è un data center eh, di server nel eh, cloud, eh, quindi eh, sono geograficamente distribuiti e offrono diciamo, una, una serie di servizi. Azure è un mondo. È un mondo. E, e attraverso questi pillar riusciamo a distinguere come possiamo utilizzare i vari servizi. Allora, partendo da sinistra abbiamo l'infrastruttura on-premise, dove vediamo tutti i riquadri in blu, che stanno ad indicare che praticamente questa parte è tutta in carico nostro, quindi dalla gestione dell'infrastruttura, quindi eh, hypervisor, eh, sistema quindi di virtualizzazione, storage, networking, server, sono tutti in carico nostro, compresa anche la gestione del, del dato e delle applicazioni. Quando parliamo invece di infrastructure as a service, Praticamente il nostro carico c'è solo la gestione del dato, dell'applicazione e del sistema operativo, gestione in quanto supporto, quindi patching, eh, manutenzione e garantire la disponibilità. Per tutto quanto riguarda la disponibilità dell'infrastruttura, quindi eh, il data center, il ferro che tiene in piedi eh, le mie macchine virtuali, è in carico di Microsoft. Noi eh, sostanzialmente in, questa, in questo webinar parleremo di servizi IaaS, Infrastructure as a Service. Gli altri due, platform as a Service e Software as a Service. Praticamente quando parliamo di PaaS, quindi platform, eh, ci troviamo a gestire in ESO solamente la parte applicativa. Mm, possiamo immaginare un servizio in sé di SQL Server, oppure un servizio di pubblicazione con IIS. E in questo caso ci dobbiamo trovare a gestire eh, la. La parte applicativa e anche il dato. Mentre quando parliamo di software as a service è il tipico Office 365, quindi tutto sia il servizio erogato che il dato e la disponibilità del servizio sono in carico completamente a Microsoft. Perché Azure? Perché Azure eh, con il suo numero di region, il suo numero di country, è eh, il cloud provider che batte la concorrenza sommata tra di loro, quindi parliamo di AWS e Google, eh, per quanto riguarda il numero eh, di data center e di region impiegate. Come vedete le region sono 60, in realtà di queste 60 non tutte sono già disponibili, alcune sono tratteggiate e vediamo che sono nuove region, nuove region che stanno per essere costruite. Ne vediamo una anche in Italia. Queste eh, nuove region eh, distribuite servono proprio per creare dei data center nel paese, nello stato. Di appartenenza della società che stipula il contratto, proprio per andare sempre più incontro alle diciamo, esigenze di governance della società stessa. Quindi, da questa, da questa slide, vediamo che è proprio una, una piattaforma estremamente distribuita e estremamente capillare. Inoltre, perché eh, scegliere ESO? Qua, praticamente ci siamo visti, eh, in pratica, coinvolti in una situazione che era praticamente imprevedibile. Questo è un post di Satya Nadella dove eh, in marzo del 2019, eh, nel pieno, nella piena emergenza Covid, ehm, diciamo, eh, ha annunciato che Microsoft ehm, si sarebbe impegnata ad andare incontro alle esigenze di smart working delle aziende, ehm, assegnando eh, con delle, delle formule di licensing e di trial di sei mesi per quanto riguarda la parte Teams. Diciamo che la cosa è stata particolarmente apprezzata. E c'è stato in Italia un aumento mensile in un mese del 775% di utilizzo eh, delle Teams Calling. Abbiamo, ci, ci siamo trovati di fronte a un utilizzo di picco di Teams di 40 milioni di utenti al giorno e oltre 900 milioni di meeting in una settimana. E poi anche per la parte di Windows Virtual Desktop, che ha visto un incremento, una crescita di tre volte rispetto all'utilizzo all precedente. Con questo, oltre chiaramente a, a, a dire che, diciamo, ehm, ci stiamo affidando a un cloud provider veramente con le, gro le, le spalle grosse, perché un qualsiasi altro cloud provider potrebbe aver avuto delle difficoltà a gestire degli... Ehm, delle crescite di questo tipo. Però eh, è proprio anche un eh, a parte il concetto di stabilità dell'infrastruttura Esur, eh, bisogna valutare anche quindi da un punto di vista tecnico e architetturale, bisogna valutare anche da un punto di vista concettuale. Quindi valutare effettivamente il cloud. Che cosa sarebbe successo? Non eh, non avendo a disposizione un'infrastruttura cloud, sicuramente avremmo avuto mh, grosse difficoltà, quantomeno più difficoltà nel riuscire ad affrontare questa situazione di emergenza. È per questo che delle volte fermandosi e valutando eh, quello che offre il mercato in questo momento può aprire gli occhi e può eh, veramente far fare la scelta giusta e far fare quella scelta di cambio definitiva che poi ci, mh, ci aiuta nel eh, riuscire a lavorare meglio all'interno dell'azienda. Perché? Eh, scegliere parte centro computer. Queste sono le nostre partnership. Queste partnership sono dovute a eh, azioni sul campo e anche a certificazioni ottenute. Nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di mantenerle, siamo ancora gold partner in praticamente in tutti questi, in tutti questi ambiti. Seguiamo Microsoft eh, da, quando, da quando esiste e ci siamo evoluti eh, con Microsoft sostanzialmente. Noi c'eravamo quando, vabbè, nel 2000, quando si è passati dal dominio NTA ad Active Directory, c'eravamo quando è uscito Bipos e abbiamo fatto le prime installazioni del cloud con Bipos e c'eravamo anche quando è stato adottato eh, la parte ESO. E ci stiamo ancora cercando appunto di seguire tutte le, eh, diciamo, le, le, seguire eh, la strada che sta scegliendo Microsoft. Questi sono. Ehm, le applicazioni e le, 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 le feature che noi seguiamo in ambito Microsoft, come vedete, c'è sia tutta la parte di Azure, che è la parte on-prem di Active Directory, che anche tutta la parte di ehm, Platform as a Service, anzi Software as a Service di Microsoft Office 365, con tanto di ehm, sicurezza che è stata introdotta dalla piattaforma Microsoft 365 di Intune, parte Assistant Center, Laser Backup, Site Recovery, insomma praticamente. Seguiamo a 360 gradi tutto ciò, che è, eh, tutto ciò che ha a che fare con Microsoft. Perché anche centro computer? Perché praticamente è il partner unico che non si occupa solamente di vendervi il prodotto, ma fa consulenza. Vi fa eh, consulenza in base all'analisi che è stata fatta eh, puntualmente sul cliente. Vi fa anche la progettazione della, della, eh, della soluzione. Una volta fatto, una volta individuata la soluzione più strategica in base alle esigenze, ci, ci occupiamo dell'installazione della configurazione, il monitoraggio con una forma di supporto. Quindi, monitoraggio che contiene anche appunto monitoraggio, manutenzione e gestione, e la formazione quindi personality e utenti finali. Diciamo che è, è, è un, la parte della formazione è una cosa mh, prettamente. diciamo, ha avuto un boom grosso negli ultimi anni perché ci siamo trovati che. Eh, il cliente, là dove voleva eh, sceglieva la strada cloud per l'adozione di servizi Office o Microsoft 365. Eh, la formazione è stata un traino notevole per, per favorire l'adozione di questi servizi. Praticamente ci siamo trovati che senza queste sessioni di formazione, non tanto per gli addetti IT, perché gli addetti IT di solito riescono anche a farsi formazione automaticamente, e autonomamente, ma quanto per gli utenti finali. La formazione per l'utente finale è stato un elemento fondamentale che ha fatto veramente apprezzare eh, la soluzione cloud di Office 365. Nelle prossime slide entriamo nel dettaglio di che cos'è eh, Simply Cloud. Vediamo perché affidarsi a Centrocomputer per alcuni dei, motivi, alcuni dei motivi li ho già detti adesso. Descriviamo il servizio IaaS i tre livelli di scelta del servizio e vediamo come eh, sono configurati i pacchetti erogati. Simply Cloud, quindi, che cos'è? Allora, intanto è un servizio IaaS, quindi Infrastructure as a Service, sfrutta il data center di Office 365, per, eh, scusate, di Microsoft Azure, per eh, gestire, eh, per, per fornire la potenza computazionale di eh, macchine virtuali in cloud. È, è stato creato da Centro Computer per soddisfare la necessità di avere uno o più server in cloud. Per andare incontro anche a esigenze di, di, di storage e anche servizi di professional management service. Praticamente, questa nuova soluzione consente ai clienti, anche, ai clienti di risparmiare nella gestione e anche a noi, nell'essere, anche noi, Centro Computer come, come partner di soluzione, eh, per essere più veloci e reattivi nelle, nelle richieste di adozione di, eh, soluzioni, di soluzioni cloud. In questo modo l'azienda avrà molto più tempo, l'azienda, l'IT, il reparto IT avrà molto più tempo da dedicare a quelle che sono le attività strategiche appunto per l'azienda. Perché affidarsi al centro computer? Perché noi, come ho detto prima, eh, abbiamo 35 anni di esperienza, abbiamo seguito Microsoft da sempre, eh, noi, ecco, a parte gli altri due elementi che, in cui parlavo di Azure e Office 365, Praticamente noi nel 2010 abbiamo eh, sposato la filosofia Microsoft di sostituire i centralini digitali, i centralini con la parte Microsoft, che era allora Link. Eh, siamo, diciamo, tra i, siamo tra virgolette, concedetemi: i più bravi in Italia nella gestione di centralini eh, con, in abito Microsoft. Quindi c'eravamo quando eh, il prodotto si chiamava Link, l'abbiamo poi migrato a Skyfor Business e adesso stiamo seguendo tutte le migrazioni verso Teams. Quindi è un partner, il centro computer vi ha affidato ad un partner che ha veramente le spalle larghe in eh, ambito Microsoft. Quindi avendo eh, affidato a noi tutta la parte di gestione, come dicevo prima, l'azienda, voi come azienda che avete adottato queste soluzioni, eh, riuscite ad avere più tempo da dedicare alle eh, eh, soluzioni strategiche eh, aziendali e aumentate la sicurezza, perché comunque mettete le vostre, eh, le vostre macchine, i vostri dati in un data center che è estremamente sicuro. E cercare di eguagliare autonom autonomamente nel proprio data center livelli di sicurezza, eh, di di Microsoft è una cosa praticamente impossibile. Microsoft investe tantissimi soldi nella gestione della sicurezza perché non si può permettere, ovviamente, dei, dei buchi di sicurezza e degli attacchi da parte di hacker che poi vanno a violare l'integrità del dato che eh, appunto gli utenti mettono nel, nel suo data center. Che cosa c'è in questo servizio? Allora, no, noi praticamente abbiamo individuato tre tagli eh, di macchine virtuali che possono andarsi ad inserire in diversi contesti di utilizzo. Abbiamo un taglio light, medium e premium. Il taglio, il, il taglio va poi determinato dalla potenza computazionale della macchina virtuale, quindi parliamo di processori e memoria. La macchina light tipicamente è una macchina mh, di servizio base, quindi possiamo vedere un domain controller, possiamo vedere un file server, un print server, comunque qualche cosa che non fa un uso intensivo di eh, CPU e memoria. La macchina medium è una macchina già con una certa, una certa potenza e la possiamo vedere in un utilizzo medio o basso anche di database oppure eh, più largamente anche per servizi di infrastruttura che però vengono utilizzati in una maniera eh, una maniera più intensiva ad esempio non so posso immaginare un servizio di eh, art Directory federation service che va a servire un numero molto 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 elevato di accessi contemporanei questo potrebbe essere uno scenario in cui eh, si riesce ad individuare nella medium la macchina virtuale più indicata. E poi dopo invece abbiamo delle macchine premium con veramente tanta potenza di calcolo, quindi 16 virtual CPU e 32 GB di memoria, e qua va da sé che sono, sono macchine che vengono utilizzate principalmente per eh, l'utilizzo di database eh, piuttosto strutturate come SAP opzionale, quindi eh, associate a queste macchine, possono essere scelte dei tagli di eh, disco che possono essere da 500 o un eh, tera. Tutto questo disco eh, è eh, SSD di tipo, eh, di tipo premium, così come sono SSD eh, i dischi dei sistemi, dei sistemi operativi ehm, assegnate alle macchine, eh, alle macchine virtuali. Cosa abbiamo, cos abbiamo in questo servizio? Abbiamo il monitoring della macchina virtuale 24 su 24, il supporto da diversi modelli di cifratura, cioè i dati che sono sulla sul, sul cloud di ESO sono tutti cifrati. Incluso nel prezzo ci sarà la migrazione eh, dei dati o delle macchine virtuali che avete on-prem, virtuali oppure anche fisiche. C abbiamo il supporto H24 e tutto quanto nel data center di ESO che è GDPR compliant. Essendo in cloud abbiamo dei service level agreement definiti dal marchio Microsoft del 99,9 che può essere il 95-98%, su ogni componente che noi andiamo ad aggiungere abbiamo l'Azure Backup e se non bastasse anche l'Azure Site Recovery. Andiamo a vedere adesso che cosa sono. L'Azure Backup è praticamente eh, il backup della macchina virtuale nel suo intero e senza... Da, eh, anche Anch'esso gestito in cloud, quindi non andiamo ad appesantire la nostra infrastruttura on-prem, ma eh, utilizziamo il backup eh, nativo di, ehm, di Azure. quindi un agente che viene installato automaticamente da questo servizio e un blob storage su cui vanno, mess vanno messi i dati di backup delle macchine virtuali con una long-term retention. Quindi abbiamo, ret abbiamo valutato una retention giornaliera, settimanale, mensile e annuale, quindi un backup all'anno, 12 mensili, 4 settimanali e 30 giornalieri. Tutto built-in, eh, protetto in maniera built-in da ransomware. Se non bastasse il backup, ogni eh, macchina virtuale acquistata in SimpliCloud beneficia del site recovery. L'Azure Site Recovery è un altro componente ehm, che si trova nel marketplace di Azure che consente di attivare con un clic oppure anche per ambienti di test una macchina virtuale che per un qualche motivo non è possibile, eh, di cui non ci si può permettere di tenerla spenta. Quindi anche l'eventuale restore, ehm, restore tramite backup non è sufficiente. E quindi è proprio il Site Recovery... È il è il recovery di fronte a un guasto della macchina virtuale. Quando parlo di supporto, eh, backup, ESO Site Recovery, sono tutte cose che sono, eh, sono, sono a parte rispetto alla macchina virtuale. Con SimpliCloud, Cloud, il valore dell'offerta SimpliCloud è proprio riuscire ad avere in una pacchettizzazione unica tutti questi servizi, che sono i servizi che poi il cliente ci chiede successivamente ci chiede sempre, successivamente, all'acquisto di una risorsa macchina virtuale in ambiente ESO. I vantaggi, i vantaggi per le aziende, è, beh, chiaramente aumentare gli slA del data center, abbiamo comunque più certezza della disponibilità del dato attraverso il backup, attraverso i data center di ESO e attraverso anche la possibilità del disaster recovery. Non abbiamo nessuna disponibilità con l'outsourcing del data center e servizi gestiti, come dicevo e ho ridetto. Eh, abbiamo più tempo per l'attività valore eh, dell'azienda, abbiamo la possibilità di fare distribuzioni di questi servizi e dell'adozione di questi servizi in maniera estremamente veloce e soprattutto abbiamo dei, soprattutto è un aspetto molto importante, abbiamo dei costi certi eh, per quanto riguarda eh, la consumption, quindi il consumo di risorse in ambito ISO. Che cosa non è compreso? Allora, attenzione, questo qua è un pacchetto. Allora ehm, SimpliCloud è un pacchetto che è stato sviluppato alla fine dell'anno scorso. Non è detto che subisca delle modifiche, anzi, abbiamo già in mente di fare eh, qualche modifica. Però eh, in questo momento eh, non è compreso il supporto applicativo, per cui se avete delle applicazioni sviluppate da eh, aziende di terze parti occorrerà avvalersi di questo supporto per risolvere la problematica. Non è compreso il pest, il pest management. Anche qui ci sono delle soluzioni cloud-based, eh, quindi basate su servizi servizi di, eh, di Azure. Okay. Però in questo momento non sono inclusi. Non sono inclusi l'installazione, la gestione e la configurazione di eh, applicativi eh, diversi appunto dal sistema operativo. E non sono inclusi i servizi di supporto per componenti on-prem, cioè tutto ciò che avete installato nel vostro data center non è incluso in questo supporto. Queste sono le offerte e i costi delle macchine virtuali. Quindi, vediamo eh, per l'offerta abbiamo eh, tagli di, di macchina virtuale e eh, costo per ciascun taglio di macchina virtuale. Sottolineo ulteriormente tre tipi eh, di offerte. La quarta è un'offerta opzionale che è appunto lo spazio disco aggiuntivo e eh, praticamente eh, con questa offerta noi vediamo in ciascuno di questi pacchetti una serie di, ehm, di risorse prese dal marketplace di ESO. Sono sostanzialmente la macchina virtuale, scelta tra un'infinità, se avete modo di accedere al calcolatore dei costi eh, di, di ESO che poi vi faccio vedere in, in, in una slide successiva. Vedrete che ci sono veramente una marea di macchine virtuali. Noi tra queste macchine virtuali abbiamo individuato quelle che, diciamo, statisticamente vengono più utilizzate in ambito, eh, in ambito lavora, eh, lavorativo. Eh, se avete modo di formarvi, vedrete che ci sono diversi tipi di macchine virtuali, contraddistinti da una lettera dell'alfabeto. Quelle macchine virtuali che noi vi diamo sono macchine della serie D, e se avete modo di. Ehm, e vedere sono le macchine che diciamo, hanno eh, la più ampia disponibilità eh, di risorse rispetto, rispetto a quelle altre, rispetto diciamo le a, B, e, le, le a e le B. Poi dopo ce ne sono delle altre che sono ancora più costose, però le abbiamo mh, tenute da parte proprio perché vanno verso un, um, una tipologia di clienti eh, per, 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 per i quali non, non abbiamo ritenuto opportuno eh, inserire, inserire questa macchina virtuale. Quindi, a questi prezzi, tutto compreso supporto, backup exercite recovery eh, per varie tipologie di utilizzo. I costi sono mensili e chiaramente vanno eh, moltiplicati per eh, il tempo di utilizzo della soluzione. Allora, con la parte di eh, Simply Cloud avrei terminato. Ripeto ancora, eh, se avete delle domande eh, mettetele tranquillamente nella, sezione, nella sessione. Eh, di domande e risposte alla fine della, della presentazione, anche di Windows Virtual Desktop, andrò a prendere eh, la, la, la sezione delle domande -risposte e risposte. Vedremo di risponderle una per una. Ora vi parlerò eh, dell'argomento di Windows Virtual Desktop, tema come dicevo, eh, anch'esso eh, molto caldo che ha visto. <ride> Nel, nel lockdown in cui ci siamo trovati, una forte, fortissima espansione. Noi, in questo periodo, a parte Teams, che abbiamo avuto eh, una, una richiesta incredibile di, di, di implementazione di Teams, abbiamo trovato eh, forti della spinta di Microsoft, ma anche perché effettivamente eh, è capitato proprio anche in un momento particolare. Eh, i, due, eh, I due argomenti traino che, hanno, che, sono stati, che sono stati maggiormente presi in considerazione eh, nel, per, per, per forme di adozione di smart working sono appunto state teams per la collaboration e sistemi di terminalizzazione per eh, la parte di. Eh, di, di per la parte di utente finale. Quindi diciamo che la parte di terminalizzazione ha avuto un ulteriore, un ulteriore interesse, è stato mira di ulteriore interesse da parte dei clienti. Microsoft, in tutto questo, dalla fine dell'anno scorso, praticamente, ha incominciato a sviluppare questa piattaforma. Windows Virtual Desktop è sostanzialmente eh, un, un impianto di terminalizzazione ospitato nel cloud, con dei, delle particolarità che poi vi faccio vedere. E che appunto eh, sfrutta il data center di ESO come a service per eh, trarne la potenza di calcolo. Questa è la scaletta. Vediamo eh, l'overview dell'architettura, della, dell vediamo i benefici, i requisiti sia da un punto di vista di licensing che di, di, che di architettura. Vediamo gli aspetti architetturali di deployment, dimensionamento, un dimensionamento standard fatto attraverso dei calcoli. Eh, diciamo, eh, quelli, quelli, eh, quelli che ci troviamo di più a dover gestire eh, nel, nelle aziende. Vediamo poi il prezzo, eh, se riesco vi farò anche una, una demo, che, che poi non si tratta di fare altro che farvi vedere il lancio di questo, di questo desktop come avviene. Eh, la roadmap è anche l'ultima sezione che è la sezione di QA in cui risponderò anche alle domande di SimpliCloud. La slide prima che non sto a commentare, l'abbiamo già vista. Questa qua, ancora la slide prima che riutilizzo, è come sono distribuiti i data center uh, cioè, diciamo, eh, globalmente. Come sì, ve l'avevo già detto, praticamente come numero di data center batte per somma eh, la concorrenza, quindi AWS e Google, quindi una rete veramente distribuita e questo è come praticamente tutti i data center sono collegati tra di loro quindi abbiamo la bellezza di 130.000 miglia di fibra ottica stesa per collegare tra di loro eh, i vari data center abbiamo la possibilità di fare collegamenti con i data center attraverso delle connessioni express route sono praticamente delle MPLS, delle linee dedicate che vengono, eh, vengono stabilite tra l'azienda e il data center di ESO perché? Perché in giro per il mondo abbiamo la, be la bellezza di 160 POP in grado di chiudere delle connessioni, eh, delle connessioni eh, MPLS. Tutto nel più alto livello di sicurezza. Perché una volta che il dato è entrato in un data center di, eh, di, eh, di Azure, ok? Quindi eh, noi tipicamente siamo in Italia, utilizzeremo il data center in Emea. Quindi il data center di riferimento adesso è quello di Amsterdam con Georeplica a eh, Dublino. Una volta che il dato è lì sopra, per transitare eventualmente su altri data center, viaggia sempre cifrato. Non ci sono ulteriori uscite su internet, ma rimane nella rete Azure e con tutti i più alti livelli di sicurezza eh, possibile. Qua c'è anche il link che poi. Ehm, vi sarà dato nelle slide che vi verranno inviate al termine delle sessioni, per cui potete vedere anche gli eventuali aggiornamenti eh, di questa, di questa uh, rete capillare di collegamento tra i data center. Entriamo nel vivo. Che cos'è Windows Virtual Desktop? Windows Virtual Desktop abbiamo detto che è un sistema di eh, terminalizzazione. Che consente eh, agli utenti di usufruire di applicazioni o desktop erogate in maniera eh, virtuale. Allora, per chi, vuoi, per chi di voi ha familiarità con ambienti terminal server, remote desktop o, Citri, o Citrix, è sostanzialmente la stessa cosa eh, in, termini, in termini logici: nel senso, io dal mio, dalla mia postazione eseguo un collegamento ad un desktop che è eseguito altrove. Quindi fino adesso ce lo siamo trovati ad essere eseguito su dei server che sono nella vostra infrastruttura. Con Windows Virtual Desktop, invece, questi server si trovano in Azure e quindi trovandosi sulla piattaforma IaaS di Azure, abbiamo una serie di vantaggi che poi andiamo a vedere. Quindi, con ehm, ecco, un'altra grossa novità, perché fino adesso noi eravamo abituati o ad utilizzare ambienti VDI, quindi dei desktop dedicati a ciascun utente che si va ad utilizzare per scenari particolari, laddove c'è un'esigenza da parte dell'utente di avere potenza di calcolo dedicata, dove l'utente deve avere capacità amministrativa sulla propria macchina e deve installarsi delle applicazioni, però eh, sapete, per chi ha un attimo di, di familiarità con questo ambiente, che è una soluzione, diciamo, piuttosto, ehm, piuttosto costosa. Però in questo caso abbiamo delle macchine dedicate anche con un, una user experience che è Windows 10. In ambiente invece shared desktop, cioè dove ci sono eh, diversi desktop che vengono eseguiti sulla stessa, eh, sullo stesso server, fino adesso abbiamo avuto la possibilità di utilizzare solamente dei server, quindi avevamo, partendo dalla da, da parte server avevamo delle macchine terminal server 2003-2008 oppure passando sulla parte remote desktop 2012-2016 oppure 2019. La grossa novità che abbiamo in ambiente Windows Virtual Desktop è che lo shared desktop che viene erogato da quelli che erano prima i server, oltre ad essere distribuiti sui data center di Azure, sono anche delle macchine Windows 10. Enterprise Multi Session Edition. Cosa significa che l'utente che usa un desktop virtuale avrà una user experience pari a quella dell'utilizzo di un PC Windows 10 e non quella quindi di un, uh, di un server? Sono, è, è una macchina estremamente ottimizzata per uh, utilizzare le. Um, Risorse di Office 365, quindi parliamo di Office 365 Pro Plus, OneDrive, Outlook con la cache abilitata, ricerca e tutto il resto attraverso degli strumenti che poi vi faccio vedere. E nello stesso tempo, però, un eh, Windows Virtual Desktop può essere erogato cioè, per, per dire chi ha un numero elevato di licenze remote desktop, gli può andare bene anche l'utilizzo di una user experience server come ha sempre utilizzato, può avvalersi dei Windows Server 2016 o 2019 eh, da erogare anch'essi in ambiente, eh, eh, in ambiente eh, un Windows, eh, Microsoft Azure. Quindi sempre le stesse possibilità, quindi pubblicare sia applicazioni che desktop. La potenza di elaborazione è erogata eh, da Azure. Eh, Azure eh, ci mette a disposizione tutta la scalabilità e la disponibilità di risorse. Eh, con Windows Virtual Desktop eh, mi dà dei vantaggi anche per fare la migrazione delle macchine Windows 7, perché praticamente se io prendo le macchine Windows 7 e le metto eh, in Windows Virtual Desktop, quindi le faccio, le rendo disponibili su Azure, praticamente ho diritto ad altri tre anni di Extended Support. Quindi per quelli che hanno delle legacy application che girano solamente su Windows 7. Vi siete trovati fuori supporto perché chiaramente Windows 7 è uscito da supporto già da un po' di tempo e non avete voglia di eh, pagarvi eh, l'estended support, avete la possibilità di metterli, di prendere queste macchine, migrarle su Azure e, e utilizzarle come, ehm, ehm, come Windows Virtual Desktop. Ottimizzato per Microsoft 365, quindi sfrutta tutte le potenzialità di sicurezza di Microsoft 365 con MFA Authentication, tutto quanto nel pacchetto di Microsoft 365. Deploy and scale in minutes, cioè una volta che sulla piattaforma di Azure possiamo trarre tutti i vantaggi di questa piattaforma. Quindi, non so, aumentano gli utenti, voglio fare uno scale up, posso farlo a caldo, trasparentemente per gli utenti vado sulla macchina, ha un taglio con quattro processori e 16 giga di memoria, lo posso portare automaticamente a 8 processori e 32 giga di memoria, addirittura adesso è stata rilasciata, mi pare, già in general availability, l'autoscale automatica, quindi mi trovo la macchina virtuale che eroga le sessioni a tappo con le, con, tappo con le risorse, attraverso questo sistema di autoscale la macchina eh, può eh, ridimensionarsi in base all'effettiva necessità di potenza computazionale che appunto le sessioni generano eh, sulla macchina, questi sono praticamente gli scenari che hanno fatto da traino, eh, quindi hanno guidato l'adozione di eh, Windows Virtual Desktop. Quindi là dove ci sono delle necessità di sicurezza molto elevate, quindi. Eh, si addice molto per istituti finanziari, eh, istituti governativi e anche cliniche private, lì dove si ha a che fare con la sanità e la salute della, della persona. Quindi parliamo di banche. Eh, trattandosi di, eh, di ESO, come dicevo prima, è un ambiente estremamente sicuro, e poi vediamo anche dopo che la, tutta la parte di accesso avviene in una modalità molto, molto sicura e gestita completamente, gestita completamente da Microsoft. Altri scenari dove viene richiesta una forte eh, elasticità di dimensionamento, quindi là dove ci sono eh, da gestire delle, delle acquisizioni, cioè un'azienda eh, va ad acquisire eh, un'altra azienda e si vuole mettere a disposizione un sistema di workstation pronta a disposizione per riuscire a far fronte a, a, a un incremento di utilizzo. Eh, Là dove sono necessarie, là dove l'azienda deve fornire dei desktop per ehm, persone che lavorano a progetto o stegisti, oppure anche eh, per, là dove ci sono delle aziende che hanno a che fare con degli esterni, quindi collaboratori esterni che possono essere clienti o fornitori. In veramente pochissimo tempo si riesce a mettere a disposizione un desktop con quelle che sono le applicazioni aziendali. Che io posso poi eh, concedere in utilizzo e bloccarne all'occorrenza. Specifici, eh, specifici utenti, cioè là dove c'è la necessità di far utilizzare il dispositivo personale della de, 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 de persona che si deve collegare, quindi la persona che si deve collegare ha già il suo portatile, ha già il suo smartphone, ha già il suo tablet, vuole collegarsi. Questa. questa questa soluzione consente eh, appunto l'utilizzo del desktop per questo tipo di, ehm, di, di, di per questa tipologia di utilizzatore. Nei call center, nei eh, brand per, per i branch worker quindi nelle filiali, oppure anche là dove ci sono delle necessità specifiche eh, di workload. Quindi non so eh, laddove c'è la necessità di far andare delle applicazioni tipo legacy e non, per, cui, per le quali non si è ancora pronti per fare, fare eh, l'aggiornamento, per ambienti di test oppure anche eh, ultimamente sono poi state messe a disposizione dei tagli di macchine virtuali con GPU dedicata e quindi ehm, va a collocarsi anche laddove c'è bisogno di eh, una potenza di... Di calcolo grafico molto molto alta, e in alcune occasioni c'è bisogno anche di una eh, GPU dedicata appunto per, eh, per, per una parte grafica molto spinta. Quali sono i vantaggi? Eh, praticamente con questo sistema di licensing la macchina virtuale viene, eh, viene quotata allo stesso prezzo di una macchina Linux, quindi non c'è necessità di quotare la licenza del sistema operativo. Beneficiamo del Windows 7 Extended Support. Abbiamo un'interfaccia utente Windows 10 Multi Session, quindi possiamo evitare la doppia necessità di licenza, di una licenza appunto VDA ed RDS per eh, una tipica soluzione VDI. Con degli script, anche qua poi mh, va un po' contro quello che vi dirò eh, successivamente. Attraverso degli script posso fermare le macchine virtuali nei momenti di, di inutilizzo però vedremo poi che eh, con l'utilizzo delle riserve di instance quindi le istanze riservate quindi l'impegno all'acquisto di queste macchine per uh, un anno o tre anni ho comunque dei notevoli vantaggi in termini di acquisto e tutta la parte di control pane non è quantificata adesso vediamo che cos'è questo control pane vediamo dopo che cos'è questo control pane requisiti di licenze vedete che tutta la parte microsoft 365 business e 3 e5 o Business Premium eh, ad, hanno già il diritto di accedere alla eh, parte di Windows Virtual Desktop, quindi molti di voi che utilizzano già Office 365 eh, hanno già la licenza necessaria per poter usufruire del servizio. Poi abbiamo le licenze Windows 10 Enterprise E3 o A5, l'Education A3 o A5, oppure eh, anche le licenze per, per tutti i dispositivi che non hanno Windows 10 Ehm, a bordo, quindi parla, parlo di IoT, è eh, necessaria licenza Windows 10 VDA per user. Per i server, se io voglio fare un impianto del genere con un server, va da sé che mi servono sempre le RDS CAL che posso utilizzare anche quelle che sto già utilizzando. Quello che vado a pagare oltre a questo sistema di licensing è la potenza computazionale della macchina che, su cui girano le sessioni e anche lo storage che vado, eh, che vado ad occupare. Qua in questa slide viene identificato anche il fatto che eh, c'è il vantaggio, attraverso l'acquisto delle riserve di instance, di andare a risparmiare parecchio sulla potenza computazionale della macchina virtuale. Requisiti architetturali. Che cosa mi serve oltre alla licenza per poter eh, usare questo sistema? Mi serve una sottoscrizione Azure, va da sé. Mi serve un Azure Active Directory, quindi... Quello che noi abbiamo eh, quando usiamo Office 365. Quindi se noi abbiamo Office 365, abbiamo una Azure Active Directory. Ok? Bene. Se abbiamo un Active Directory on-prem che mi sincronizza gli utenti, io sono già a posto, quindi io posso inserire la macchina nel dominio, la, la macchina nuova Windows Virtual Desktop nel mio dominio. Se per caso ho, una ho solo una sottos sottoscrizione Office 365, non ho eh, un Azure Active Directory pre, on-prem, io posso creare su Azure eh, un dominio che mi va a sostituire quello che potrebbe essere il mio dominio in casa. Quindi vado a crearmi direttamente il mio dominio di autenticazione, direttamente un cloud, utilizzando i servizi Azure Active Directory Domain Service. Okay? Quindi sostanzialmente mi serve un Active Directory, un Azure Active Directory e una sottoscrizione Azure. Chiara, ecco, qua non l'ho inserito perché qua si dà per scontato che sia tutto in cloud. In realtà, se eh, abbiamo già un Active Directory on-prem, per far sì che le mie macchine Windows Virtual Desktop vengano aggiunte al mio dominio per poter utilizzare il mio database di utenti di Active Directory, c'è bisogno di utilizzare un componente che si chiama ehm, è il gateway VPN di Azure, che praticamente cosa fa? Attraverso una VPN site to site, estende eh, la mia infrastruttura on-prem sulla rete, sulla rete di ESO. Quindi servire, serve anche la VPN, una VPN site to site. Ma comunque, ecco, una volta che io ho questi requisiti, ehm, posso già fare tutto. Eh, dopo questo qua è un aspetto più tecnico e architetturale, eh, per far comunicare, che serve appunto per far comunicare l'ambiente ESO e la mia infrastruttura on-prem. Questi sono i dispositivi da cui io mi posso collegare quindi tutte le macchine Windows 10, Windows 7, un qualsiasi browser che ha HTML 5, da Android e Mac OS X. Quindi, se io ho uno o qualsiasi di questi dispositivi, riesco da, a, a far partire una sessione di eh, Windows Virtual Desktop. Come ecco, vediamo un pochettino adesso di scendere un po' nel dettaglio e eh, vedere un attimo l'overview architetturale. Allora, da, partendo dalla parte sinistra, abbiamo. Mh, Praticamente eh, gli RD client che si collegano. Vi ho detto che eh, i client che si collegano possono collegarsi quindi attraverso un browser HTML5, oppure un'applicazione un che si chiama Remote Desktop Client, okay, tramite la quale si fa l'onboarding dei servizi remote desktop. Una volta fatto l'onboarding, dove si va sostanzialmente a specificare il proprio nome utente e passo di Office 365. Si ha accesso a una piattaforma dove vengono, fatte, dove vengono mostrate le applicazioni per le quali si ha diritto di accedere. Per chi sempre ha familiarità con gli ambienti remote desktop, per rendere possibile un accesso di questo tipo, quindi un accesso da qualsiasi parte del mondo, quindi un accesso via Internet, è necessario strutturarsi con delle risorse non indifferenti. Perché tutta questa parte che vediamo, web access, diagnostic, broker e gateway, è una parte che è fondamentale, di cui non si può fare a meno, nella costruzione di un impianto remote desktop on-prem. Se io scelgo una soluzione Windows Virtual Desktop, tutta questa parte, che è appunto la parte di control plane, è gestita da ma, dai Microsoft Managed Azure Service. Cosa vuol dire? Che quando io vado a creare... Una sottoscrizione su Azure di Windows Virtual Desktop. Tutta questa parte di presentazione, che è una parte veramente estremamente complicata e che ha bisogno di tanta manutenzione se me la voglio gestire in automatico, è gestita completamente e in modo trasparente direttamente da Microsoft. Quindi non devo più pensare al rinnovo dei certificati, alle regole di firewall che mi consentono di raggiungere il Gateway, al Gateway che poi parla con la parte di presentazione che è nel remote desktop web. Tutta questa parte, lo ripeto, è in carico ad Azure a zero costo, perché io poi alla fine vado a pagare solamente la potenza computazionale di queste macchine. Sono le customer managed Azure VM and Service. Io su Azure vado a gestire e pagare solamente queste macchine. Cosa sono queste macchine? Sono le macchine, sono i session host, sono i virtual delivery agent, sono le macchine. Sulle quali poi dopo girano le sessioni degli utenti e quindi le macchine dove girano i desktop e le applicazioni. Io quello che, quello che rimane in carico mio per la gestione sono solamente queste macchine. Per la gestione intendo la parte di patching, la parte di manutenzione e stabilità. Ecco, chiaramente, essendo su un'infrastruttura IaS di Azure, tutta la parte di disponibilità di servizio, eh, tutta la parte di infrastruttura, non devo comunque gestirla. Io parto, pago solamente la potenza computazionale di queste macchine. Qua c'è anche un'altra parte molto importante che è questa qua di FSLogix, il file server, che anche questa deve essere gestita. Poi dopo vi parlerò e vi farò vedere ehm, a che cosa serve questa parte di FS FSLogix. Questa qua diciamo eh, è un overview, eh, proprio un overview eh, architetturale di quello che... Eh, degli elementi che entrano in gioco eh, nel riuscire eh, ad utilizzare una sessione Windows Virtual Desktop. Nella slide successiva invece vediamo un dettaglio superiore. Vediamo adesso questa qua ve la commento un po' praticamente di, di differente rispetto a um, eh, quella precedente. Ho praticamente tutto il flusso eh, di cosa avviene quando un utente. Um, effetto login e ci sono anche un po' più di dettaglio sulle parti che entrano in gioco. Una parte molto importante eh, in questa slide è, come vedete, l'utilizzo di questa multifactor authentication, cioè il fatto che possiamo utilizzare eh, sistemi di strong, eh, di strong authentication, quindi la, la, la multifactor authentication, per accedere alle sessioni che vengono gestite eh, su Windows eh, Virtual Desktop. Quindi, qua c'è tutto il flusso, dopo poi vi lascio nelle slide. Basta seguire un attimo i numeri e si vede praticamente gli attori che entrano in gioco durante, eh, durante eh, un accesso. Poi, vedete la part, la, questa parte applicativa, che è appunto Windows Virtual Desktop Pass, quindi Platform as a Service, è, la, è praticamente eh, è una parte che non, non dobbiamo gestire. E questa qua invece è la subscription delle virtual network, delle virtual network e delle virtual machine che vengono utilizzate. Per eh, utilizzare, per, perché vengono utilizzate per eh, fruire dei servizi di Windows Virtual Desktop. Tutta questa parte eh, di Windows Virtual Desktop, quindi la parte che mi consente di accedere alla parte di presentazione, è distribuita a livello mondiale in questi punti, dove ci sono le stelle. Sono i Windows Virtual Desktop Gateway. Sostanzialmente, questo cosa, cosa, cosa fa sì? Fa sì che se sì, io ho un'azienda, una multinazionale, dove ho eh, un, una sede in Italia, una sede negli Stati Uniti, eh, ho il mio data center che ospita l'impianto di Windows Virtual Desktop in Italia, però ho un dipendente che sta lavorando dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'utente per andare a richiamare la, 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 la propria, il proprio desktop punterà al Windows Virtual, desktop, al Win, al Windows Virtual Day, Gateway più vicino all'area all geografica dove si trova, ospitato nel data center dell'area geografica. Poi una volta che è dentro la, la rete Azure, dal data center di, degli Stati Uniti al data center eh, in EMEA, Utilizzerà non la linea internet ma quei, quei collegamenti che abbiamo visto prima che collegano tra di loro eh, i vari data center. Quindi un collegamento davvero davvero eh, estremamente, eh, estremamente ottimizzato. Perché FS Logix? FS Logix. Allora, vi dico, scusate, vi dico subito che avremo 5, 5 minuti di ritardo almeno, eh, purtroppo gli argomenti sono tanti. Eh, comunque cercherò di andare il più velocemente possibile senza però eh, andare a impattare sui concetti che voglio trasmettervi comunque eh, fps logics è una software house che microsoft ha acquisito l'anno scorso che cosa faceva praticamente eh, migliorava l'esperienza utente, utente nella fase di login eh, della sessione perché perché nella fase di login è risaputo in ambienti terminal che si perde la maggior parte del tempo e effettivamente eh, si ha il feedback da parte degli utenti, se la soluzione piace oppure no. Se il login è lento, non piace, non viene adottata. Se il login invece ha delle performance accettabili, eh, piace all'utente finale e quindi viene adottata. Fs logics fa sì che eh, l'accesso alla sessione venga effettuato in modo veloce mantenendo, indipendentemente dal server su cui dopo vado a staccare la mia sessione, tutte le informazioni. FSLogix è stata poi acquisita da Microsoft perché è, oserei dire, l'unico modo per riuscire a beneficiare di tutte le funzionalità di Office 365, quindi la possibilità di usare OneDrive in ambiente terminal, di usare la cache di Outlook sempre in ambiente terminal su Office 365 ed utilizzare anche tutte le funzionalità evolute di ricerca. Sulla, eh, sulla mailbox perché praticamente gira, genera dei, eh, dei virtual disk eh, che vengono collegati quando si fa il collegamento, eh, che, che vengono mappati nella sessione dell'utente quando questo utente stabilisce una sessione a Remote Desktop. Praticamente FS Logix cioè, allora, non avrebbe senso di esistere se io non usassi una eh, soluzione di terminalizzazione. In ogni caso, chi ha una di queste licenze può beneficiare dell'accesso di FS Logics. Cosa fa FS Logics? Oppola, cosa è successo? Mi sono scappate le slide un attimo. Cosa fa FS Logics? Gestisce appunto dei profile container. Nei profile container vengono messe tutte queste informazioni, quindi eh, l'OST di Outlook, la cache di OneDrive, eventualmente le sky, le, 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 la GAL di sky for business eccetera. O più in generale, gestisce quelli che sono i roaming profile. I roaming profile vengono utilizzati quando io accedo, quando io voglio praticamente avere la stessa user experience, indipendentemente dal dispositivo che sto utilizzando. Quindi, era già utilizzato anche per l'accesso sulle roaming profile, sto parlando, sull'accesso alle macchine locali. Ma quando si parla di impianti di terminalizzazione, dove ho eh, diversi session host o ho diverso Virtual Delivery Agent. Ho la necessità di usare appunto questi roaming profile perché io non posso permettermi di accedere a un server, poi mi scollego, accedo a un altro server e perdo tutte le mie impostazioni. Con FS Logix, lo ripeto, si aumenta drammaticamente la velocità del logon e, e dell'utilizzo anche di alcune applicazioni che utilizzano i dati che sono gestiti su questi virtual disk. Fa anche altre cose, ma non ve le spiego in questa sessione perché veramente non c'è tempo. Questi qua sono, eh, sono eh, i dimensionamenti di un impianto Windows Virtual Desktop. Praticamente vengono eh, definiti quattro tipi di utilizzo eh, che determinano il numero eh, di CPU di memoria eh, e anche di eh, traffico di rete. Praticamente sono determinate light, medium and heavy. Light è utilizzo, è, è determ determina un, un tipo light l'utilizzo di un browser e di un lettore PDF. <ride> è, è veramente poco, è veramente poco, mi rendo conto. Però in questo, eh, in questo tipo di utilizzo si, conta, eh, si contano sei sessioni per ogni virtual CPU. Per andare poi a un utilizzo medium, che è determinato con browser... Sessione di PDF e applicazioni Office, OK. Ivi, tutte quelle precedenti più anche, un più anche un gestionale. Alcuni gestionali possono essere messi dentro anche il taglio medium, ma comunque sono abbastanza indicativi. Questo, questo serve per indicarvi quanti utenti possono stare su ogni macchina virtuale in base a queste caratteristiche. Quindi eh, abbiamo 20 giga di, di storage per utente, abbiamo storage tier di default, abbiamo profile disk di tipo tre, premium e abbiamo anche l'impatto sulla rete. C'è anche l'utilizzo di heavy graphics, quindi l'utilizzo eh, intensivo di applicazioni che fanno grafica. Data questa tabella, andando più nel dettaglio, si, si può stabilire che in uh, un impianto Windows Virtual Desktop creato nel East US, US quindi negli Stati Uniti Est, uh, parliamo quindi da parte di New York. Tre anni di riserva di instance con delle macchine D8S v3, quattro utenti per Virtual CPU okay, e delle DS v3 per Single Session, con lo storage uh, per i dati personali. Di tutta la parte del networking, andiamo a un costo di, parliamo di potenza computazionale aggiuntiva rispetto alle licenze. Abbiamo 7 dollari circa per una Windows 10 Multisession, sempre 7 dollari per l'utilizzo di un impianto eh, server, quindi un tradizionale impianto remote desktop, mentre si sale, se vogliamo avere, questi qua sono sempre costi ad utente al mese, eh? Ok? E si sale notevolmente se vogliamo eh, riservare l'accesso della, della macchina oppure vogliamo eh, utilizzare delle macchine proprio personali, quindi non di tipo pull-up. Okay? Quindi vediamo che ci sono dei sensibili aumenti di costi nei casi in cui io voglio avere delle, delle sessioni, eh, dei, dei desktop riservati agli utenti. Qua abbiamo una slide dove ci indica la possibilità di eh, avere delle macchine virtuali con la GPU dedicata. Sono delle macchine che eh, utilizzano delle... Eh, mi sfugge il nome... non sono le NVIDIA, sono... vabbè, è, è il concorrente AMD. Non mi ricordo, comunque questa, questa macchina eh, tiene proprio questo componente eh, eh, AMD. E, ah, sono, sono le Ate Radeon, le AMD Radeon, ok. E in questo caso si ha la possibilità di avere delle virtual machine con delle GPU dedicate per la parte grafica. Questo è il calcolatore dei costi, vi può, vi può dare una mano nel riuscire a determinare, avere un'idea di quanto potreste andare a spendere a seconda degli utenti che volete eh, far accedere alla vostra infrastruttura di Windows Virtual Desktop. Le periferiche, le periferiche sono praticamente tutte redirezionabili, quindi vale lo stesso discorso che c'era per il client RDP, eh, sono redirette le, le, le stampanti, le, le telecamere, la parte video, la parte audio, tant'è che eh, è uscita anche in General Availability di recente anche il supporto pieno per Teams, quindi se io, io posso usare Teams in ambiente eh, Windows Virtual Desktop. Dopo è chiaro che ogni periferica è a sé. Quindi, eh, la redirection della camera, de, 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 del flusso video c'è. Se però utilizzo una periferica non compatibile, me ne rendo conto, me ne renderò conto quando eh, la vado a utilizzare. Chi ha Citrix cosa fa? Nessun problema. Cioè, è sempre in atto la partnership con Citrix. Quindi chi ha Citrix può utilizzare le macchine eh, Windows Virtual Desktop, quindi, sul, sul, uh, sul, uh, sul data center Azure e installare quindi quella, la parte di, 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 di session host, quindi il virtual delivery agent, eh, sulle macchine Windows Metal Desktop. Quindi per chi ha familiarità con questa, con questa piattaforma, conosce tutti i vantaggi che la piattaforma Citrix ha nei confronti di quella eh, Microsoft e vuole continuare ad utilizzarla, può continuare a farlo mantenendo la stessa parte di presentazione, ma utilizzando... Ehm, eh, la parte eh, di protocollo quindi Lica installando il Virtual Delivery Agent eh, sulle macchine Windows Virtual Desktop, sulle macchine Windows Virtual Desktop. Thin Client per il momento Thin Client non c'è ancora una grossa diffusione di Thin Client compatibile con questa piattaforma, però qualsiasi Thin Client che abbia Windows 10 IoT Enterprise oppure questa da questa versione in su di Linux eh, può accedere a Windows Virtual Desktop. Cito un produttore che è Igel, che fornisce già un sistema operativo base Linux che può trasformare anche vecchi PC in Think Client, che supporta eh, l'accesso eh, in, eh, in ambiente Windows Virtual Desktop. Qua alcuni link importanti che vi invito a controllare: c'è cioè la roadmap, ci sono alcuni tool per eh, verificare eh, la, la, la banda che sia a disposizione, se può essere efficace per l'utilizzo da, da, dalla propria azienda. Ci sono dei video molto interessanti che sono, riguardano più che altro il, la delivery di un, eh, di un impianto del genere, comunque sono dei link molto utili che possono, possono essere utili per avere delle ulteriori ulteriori informazioni. Io sarei la parte di QA, ma vi faccio vedere solo molto velocemente come si presenta. Eh, come si presenta il, eh, come, eh, come funziona un accesso. Praticamente una volta che ho installato il remote desktop client, che è questo qua, questo qua in basso che vedete sulla mia, eh, la mia tre area eh, praticamente si fa l'installazione, ci si presenta con le credenziali di Office 365, si va nello Start menu e automaticamente ci si trovano le applicazioni per le quali si ha diritto di accedere. Okay? A questo punto io lancio l'applicazione, quindi posso usare questa qua, Windows Virtual Desktop. Come vedete, ho anche delle applicazioni, vedete, dopo ve le faccio vedere anche queste. Comunque io lancio questa applicazione, mi sono già, ehm, mi sono già presentato come utente all'applicazione, vediamo se la macchina è su perché non l'ho controllato, spero proprio di sì, speriamo. Infatti non sta partendo. Vediamo quest'altra, vorrei che qualcuno me l'avesse spenta visto che è un impianto. Vediamo questa, ecco qua. Ecco, questa qua è infatti accesa, era un, altro, era un altro ambiente. Spero che mi riusciate ancora a vedere. Comunque, vedete eh, la velocità con cui parte la macchina virtuale. Io adesso sto usandola praticamente da casa mia, mentre sono in collegamento con voi e sto accedendo appunto a questo desktop, che come vedete è un desktop a tutti gli effetti eh, Windows 10. Okay? Tutti gli effetti Windows 10 con tutte le applicazioni Office installate. Eh, niente, l'esperienza utente è proprio esattamente questa, quindi, eh, quindi molto, molto veloce per quanto riguarda, ecco, parte anche in questo caso Teams, qua ci sono le applicazioni, non mi sono ancora autenticato, posso partire con le mie applicazioni, eh, tra me, tra questa macchina e la mia azienda c'è una VPN site to site, attraverso la quale poi dopo posso raggiungere tutti i miei documenti che sono in LAN, quindi posso accedere in questo modo, e da qua faccio sign out, oppure attraverso anche il browser il browser non devo fare altro che lanciare il mio browser in questo caso è questo vado in windows virtual desktop lancio il link qua è un po più lenta la parte un po più lenta la parte di accesso in ogni caso dopo, dopo un po dovrebbero arrivare le applicazioni le mie credenziali sono già casciate. Ok, e mi trovo le stesse applicazioni che vedevo qua. Quindi, se per caso ho un desktop, posso tranquillamente installarmi l'applicazione. Oppure se ho un PC Linux, però che utilizza anche un browser eh, HTML5. Io posso andare qua e lanciare la mia applicazione dall'interno del desktop. Allora, vediamo un, po un secondo. Cc desktop demo, eccolo qua. Da qua lancio l'applicazione, gli dico di consentire il redirect della stampante degli appunti. E l'applicazione, a differenza di prima, eh, mi partirà all'interno eh, all del mio desktop. Poi la connessione è un pelino più lenta, mi chiederà nuovamente il nome utente password perché non riesce a fare il pass-through, a meno che non mi venga un altro sistema. Comunque, qua inserisco le mie credenziali di Office 365. Ok, ecco qua. Aspetta un attimo e dovrei entrare nella sessione. Eccola qua. Vedete all'interno del browser la mia sessione. Vedete presente che per fare questo, allora, con Citrix è fattibile tranquillamente. Con Microsoft ho visto dei documenti di recente che consentono di farlo, ma... È uno sforzo da parte dell'IT veramente veramente notevole per gestire queste infrastrutture di accesso. Sembra una banalità perché effettivamente in questo modo eh, ho ceduto veramente in poco tempo e in modo estremamente veloce, ma per metterla in piedi e manutenerla è veramente uno sforzo non indifferente. Allora, io con questo avrei concluso, eh, concluso veramente tutti gli argomenti e quindi do un'occhiata se ci sono delle domande vediamo un po' vediamo un po' se c'è qualche cosa allora, adesso stacco la cosa qua, ok sì, c'è qualche domanda tutto ok, grazie allora, qua c'è qualcuno che mi sta chiedendo esiste un tool per simulare in anticipo i costi della propria infrastruttura virtuale On-prem su Azure. Sì, esiste. Eh, quando eh, si tratta di fare. perché effettivamente, se io voglio prendere la, mm, il mio impianto on-prem e portarlo online per avere un'idea dei costi, cosa faccio? O prendo le macchine che ho on-prem, guardo quanti processori e quante memorie hanno, mi faccio il conto con il cost calculator e mi traccio quello che mi viene fuori. Questo prezzo però non è veritiero perché è, è, è l'utilizzo nominale. Attraverso un tool, che è un tool di cost management di ESO Cyber Recovery è possibile tracciare una baseline di utilizzo delle macchine virtuali on-prem. Baseline che cosa mi traccia? Mi traccia per una settimana oppure il tempo che io gli dico, mi traccia la media di utilizzo. Dopodiché mi genera un foglio di calcolo Excel che mi dice quanto mi costa la mia infrastruttura su ESO in termini di rete, spazio occupato e potenza computazionale. Trattandosi di ESO Site Recovery, mi fa un drill down di una settimana all'anno. Drill down cosa significa? Accendere per scopi di test la mia infrastruttura um, sull'ambiente di ESO. Okay? Se io modifico i parametri di questo file di Excel e gli dico che okay, non fammi un drill down di una settimana, ma di quattro settimane al mese. Mi fa vedere quanto mi costerebbe all'anno la mia infrastruttura on-prem su Azure nell'arco appunto dell'anno. Quindi la risposta è sì, il tool è questo. Spero di aver risposto Giacomo. Grazie per la domanda. Stessa cosa per i Windows... Eh, perfetto. Stessa cosa per i Windows Virtual Desktop. Esiste un modo di testare in anticipo dei client virtuali e valutarne i costi. Allora, eh, in questo caso ehm, eh, la cosa è un pelino diversa. Sempre Giacomo mi fa questa domanda, perfetto, eh, la cosa è un po' diversa. Trattandosi di macchine terminal server, hanno un utilizzo che è tipicamente diverso. Mentre una macchina file server, non so, ha due processori e 4 GB di memoria, ma può essere tranquillamente utilizzata mediamente un 20%. Del sua, della sua reale potenza una macchina terminal server invece di solito si è tagliata bene viene utilizzata sempre in maniera molto intensiva e parliamo di un 80-90% per cui se io ho già un impianto on-prem terminal server che sta, che, che sta andando ed è composta per dire da 30 utenti di accessi contemporanei eh, spalmati su due macchine io posso prendere molto serenamente le risorse di queste due macchine virtuali e trasformarle come costo su Azure. Qua non c'è bisogno di fare tanti calcoli, effettivamente quello che c'è on-prem viene tradotto online. Quello che invece c'è da considerare è la bandwidth utilizzata, cioè il traffico di rete in uscita dai server. Perché, eh, questo se, se volete un ulteriore approfondimento ve lo spiegherò poi, i traf il traffico in uscita da Azure è a pagamento, è un costo veramente superficiale e anche trascurabile se vogliamo però è da considerare spero di aver risposto Giacomo allora il data center italiano quando verrà reso disponibile e in quale momento i dati delle macchine virtuali sosterranno su di esso allora in genere da, eh, dalla dichiarazione eh, di Microsoft io ho visto sempre passare un paio d'anni la dichiarazione è stata fatta, diciamo, in pieno periodo Covid, quindi lì a cavallo di maggio. Secondo me non lo vedremo operativo prima della fine di quest'altro anno, però cioè, è un mio parere basato su quello che ho visto, su, su che ho visto fino, a, fino ad oggi. Nel momento in cui eh, viene generato il data center, io avrò la possibilità di scegliere di mettere le mie macchine virtuali sul data center che... Più mi avvicino, che più mi aggrada. Chiaramente i costi avranno delle leggere differenze, e in ogni caso, nel, nella, nei link che vi ho inviato nell'ultima slide c'è un link ad un tool che vi, eh, vi consente di stabilire l'efficienza della vostra connessione verso i data center di Microsoft. Quindi, una volta che lo lanciate, vi fa vedere il tempo in millisecondi di connettività al data center in Nord Europa, quello in West Europa e quando ci sarà anche quello in Italia, vi dirà anche eh, la latenza della connettività verso il data center italiano. Questi di solito sono le... le eh, quello, eh, è di solito quello che succede. Ok. Doppiamente Grazie, le slide sì, le, al termine di questa, di questa sessione vi verranno inviate, eh, vi verranno inviate tutte, tutte le slide. Ok. Ecco, ribadisco se volete avere comunque delle delle informazioni aggiuntive successiva anche a questa infarinatura che vi ho dato fate riferimento al vostro commerciale il quale si metterà in contatto con me o chi per me per darvi appunto delle per darvi le informazioni eh, informazioni aggiuntive ripeto eh, per chi non lo conosce per chi non lo conosce ancora esor è un mondo noi abbiamo cercato di semplificare concentrarci su una fetta di questo mondo che è la parte di infrastructure as a service. Simply Cloud si basa su questa infrastructure as a service, abbiamo pacchettizzato una soluzione con tutti i componenti eh, che ci vediamo richiedere eh, più spesso. E con Windows Virtual Desktop è un altro elemento, diciamo, pronto all'uso che ci consente veramente in tempi estremamente veloci eh, di ehm, riuscire ad utilizzare eh, un'infrastruttura terminal senza dover impazzire per gestire tutta la parte di brokering, di presentazione, di gateway, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo avuto una, fo una forte richiesta di questi impianti, abbiamo già fatto diversi, diversi POC. L'impianto, come vedete, ve l'ho fatto anche vedere, funziona. Davvero bene, cioè è, è, è una soluzione che è, è veramente efficace. E soprattutto è incredibile la velocità con cui si riesce a mettere in piedi una soluzione di questo tipo e la velocità con cui si riesce a scalare, quindi sopperire a eventuali esigenze di ampliamento di questa infrastruttura. Io non vedo più domande, per cui se abbiamo già sforato abbondantemente di 15 minuti, mi dispiace, però gli argomenti erano veramente, veramente tanti. Vi ringrazio nuovamente per la vostra disponibilità, la vostra presenza, per il vostro tempo. Ripeto, se c'è qualche cosa fatelo sapere al vostro commerciale che poi dopo mi informerà. Grazie ancora, se non ci sono altre domande io muto il microfono e vi, do, eh, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie mille, arrivederci, ciao a tutti.